Va bene anche la consegna dell'intervento. Al penultimo intervento, l'onorevole Damiano. Prego, onorevole Damiano. Grazie Presidente. Come hanno detto alcuni colleghi che mi hanno preceduto, noi siamo costretti, diciamo, ad assistere ad un paradosso, ad apprezzare in modo particolare un fatto normale che si è potuto discutere, lo si è fatto in commissione e lo si è fatto in aula. Dovrebbe essere un fatto normale, ma diventa un fatto straordinario, visto l'atteggiamento del governo che tende a far discutere poco il Parlamento e a giocare sui voti di fiducia. Ora, io credo che sia sbagliato isolare il giudizio sul 1441 quater dal complesso delle politiche, come ho più volte detto, che il governo ha portato sui temi del lavoro. Io direi che questo provvedimento, e noi voteremo contro, è l'ultimo anello di una catena. Mi auguro che sia l'ultimo, però temo che questo governo continuerà con un lavoro di cesello a colpire tutta una serie di tutele del lavoro, a diminuire le tutele del lavoro. Io su questo mi voglio soffermare brevemente, su quella che è l'azione complessiva del governo di smontaggio del protocollo del 2007, voluto con le parti sociali, votato da 5 milioni di lavoratori e pensionati, e dell'indebolimento di punti particolari di tutela. Si parla tanto di lotta al lavoro nero, ma come dimenticare che dal momento dell'insediamento di questo governo si è abolita l'obbligatorietà di avere il cartellino di riconoscimento nei cantieri, c'è solo l'obbligo per il lavoratore, non più per l'impresa. Si è cancellata la responsabilità solidale in capo al committente negli appalti per la trasparenza contributiva. Abbiamo addirittura un intervento per spostare in avanti la comunicazione dei dati approvati col 1441 nel settore turistico e nel pubblico impiego. C'è un capolavoro. Non si applicano le sanzioni collegate ai problemi contributivi se c'è volontà di non occultare il rapporto di lavoro. Sfido chiunque a dare una traduzione giuridica di una formula così barocca e così ambigua, che lascerà spazio ovviamente ad una libera interpretazione delle imprese. Abbiamo avuto in alcuni casi un ritorno indietro evidente, questo governo reintroduce lo staff leasing cancellato con la volontà delle parti sociali da Confindustria e sindacati la volta scorsa, nella legislatura precedente, si reintroduce il job on call, il lavoro a chiamata, allargando quindi la precarietà e non combattendo la precarietà che va a danno dei nostri figli. Si è manomesso tutto il dispositivo di garanzia per quanto riguarda la conferma dei contratti a termine. Allora tutto questo non può essere dimenticato, perché se noi dovessimo semplicemente valutare questo provvedimento in sé, per le poche cose buone che siamo riusciti a portare, non comprenderemmo compiutamente il significato dell'azione complessiva del governo. Ma qui si va oltre. E voglio ancora aggiungere che quando parliamo dell'articolo 8, delle deroghe a livello territoriale, possibili da parte di un sindacato territorialmente rappresentativo, insisto su questo punto, può darsi che vogliamo fare un favore a coloro che pensano di avere sindacati territoriali, forse il sindacato della Lega, non rappresentativi, che avrebbero un potere non corrispondente al vero insediamento e questo costituirebbe potenzialmente la possibilità di una contrapposizione tra buoni contratti e cattivi contratti, fra contratti regolari e contratti pirata. Voglio ricordare che lo stesso concetto di territorialità si applica alle regole della conciliazione dell'arbitrato. Siamo arrivati su questo all'introduzione di un arbitrato obbligatorio a pagamento e noi sappiamo che tradizionalmente il diritto del lavoro della sua nascita in Italia ha riconosciuto nel rapporto fra lavoratore e datore di lavoro la parte debole, il lavoratore che in questo caso non è più la parte debole, ma viene messa sullo stesso piano dell'arbitrato.
dell'impresa, e tutto questo va contro gli interessi dei lavoratori dei più deboli, per non parlare dell'apprendistato, che è stato qui oggetto di una lunga discussione, dove si è confuso il tema dell'istruzione con il tema della formazione. Allora, io credo, abbiamo fatto anche un ordine del giorno come modesto argine, che tutto questo ci deve fare molto riflettere, perché guardate che stiamo andando in una direzione di abbassamento delle tutele dei diritti che i lavoratori pagheranno caro, soprattutto in una situazione di crisi come l'attuale. Abbiamo ottenuto qualche risultato, certo, ed è stato frutto di una discussione, di una convergenza, di una disponibilità che io voglio apprezzare, ma non cambia il segno né di questo provvedimento né della politica del governo. Io spero che sui lavori usuranti, qualcuno diceva, non si arriva ad applicarlo, lo chiedo al governo, siamo al secondo rimando di delega, che nei prossimi 3 mesi si arrivi all'applicazione di una norma di delega del governo Prodi già coperta dal punto di vista delle risorse. Apprezzo il fatto che abbiamo equiparato i vigili del fuoco volontari a quelli in servizio, che abbiamo cancellato l'articolo 25 sul riscatto dei periodi congedo di maternità o parentali fuori dal rapporto di lavoro. Abbiamo respinto il tentativo di bilancio che voleva rimettere questo articolo. Abbiamo poi vinto in aula su un articolo, l'articolo 10, che a fronte del pensionamento di ricercatori prevede la stabilizzazione e l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato per diminuire finalmente, e noi abbiamo dato un contributo su questo come opposizione, il precariato nella ricerca piuttosto che fare il contrario come sta facendo questo governo. Così come si è chiarita la gratuità del processo del lavoro, e l'ordine del giorno accolto dal governo cerca anche di intervenire sulla questione che riguarda la gratuità di tutti i gradi, compreso il grado della Cassazione. Io credo che tutte queste norme siano norme sulle quali noi abbiamo assolutamente bisogno di riflettere per il bene comune in un momento di crisi che riguarda soprattutto i lavoratori. Infine, voglio concludere dicendo questo. La cosa che mi ha stupito, mentre sui lavori usuranti si è fatto un lavoro di rimando della delega molto ristretto nei prossimi 3 mesi, è che c'è stato un diniego da parte del governo e della maggioranza sulla nostra richiesta di accelerare l'attuazione della delega sugli ammortizzatori sociali. Noi non crediamo che i tempi lunghi favoriscano, soprattutto in una situazione come questa, ma come non chiedersi come mai, di fronte ad una situazione di crisi che nel 2009 vede quasi 1 miliardo di ore di cassa integrazione che equivalgono alla estromissione dal mondo del lavoro di 450.000 lavoratori a tempo pieno, come si può non pensare che sia maturo il tempo della discussione? Noi per fortuna in Commissione Lavoro abbiamo chiesto come Partito Democratico di calendarizzare le nostre 4 proposte di legge su questo argomento per unificarle, è stato accettato dal Presidente. E concludendo io dico questo, noi prevediamo, ed è stato anche questo acclarato, che ci sia una discussione in aula su queste nostre proposte di legge che riguardano gli ammortizzatori sociali, e questa è calendarizzata per la fine del mese di febbraio, perché questo significa fare un servizio al Paese. E la differenza tra noi e la maggioranza è questa, che voi avete fretta di portare il legittimo impedimento e noi abbiamo fretta di portare gli ammortizzatori sociali per dare una risposta ai problemi concreti delle famiglie e dei lavoratori in un tempo di crisi che potrebbe compromettere per un lungo periodo i livelli occupazionali e il potere d'acquisto delle famiglie di questo Paese. Grazie Presidente. Grazie onorevole Damiano.